Ciao ragazzi, rispondo alla domanda di Giulia, che è una mia iscritta appunto al canale YouTube. Innanzitutto mi presento per chi non mi conosce e sono Mirko Alunno e sono fondatore del programma Trasforma la tua passione in un lavoro appassionante. Appunto voglio rispondere a Giulia che mi fa una domanda, diciamo per sua madre, perché ha acquistato una colorazione 4 per sbaglio, cioè un tono 4, e lo ha passato. Ovviamente il risultato è che i capelli sono più scuri di quelli che è abituata a fare di solito con un 5. E quindi la sua idea è aspettare una settimana e poi dopo averli lavati, insomma, passare questo 5, questo tono più chiaro. Ma devo dire a Giulia che non è possibile questo, nel senso che non si può schiarire un colore artificiale, un colore cosmetico con un altro colore cosmetico. E proprio non è possibile, non esiste. E un colore, diciamo, cosmetico può schiarire una base naturale, dei capelli naturali, o magari può andare a coprire un colore cosmetico che abbiamo già fatto per renderlo più scuro, magari per dare dei riflessi, ma diciamo che il colore cosmetico che noi andiamo a applicare deve essere sempre dominante al fondo che noi abbiamo. Quindi se il fondo è più alto come tono, cioè più scuro di quello che noi vogliamo mettere, ovviamente non l'obiettivo non riusciamo a raggiungerlo. Quindi in questo caso devo dire a Giulia che non è possibile, ma c'è una soluzione. La soluzione è che devi fare un decappaggio. Ora, il decappare non vuol dire decolorare. Decappare vuol dire, diciamo, togliere dei pochi pigmenti per rendere, diciamo, un colore un pochino meno scuro. In questo caso il decappaggio io posso consigliarti di fare così, cioè di preparare una base, una, diciamo, una percentuale di decolorazione, di polvere decolorante con, diciamo, una percentuale di ossigeno maggiore, cioè nel dettaglio un rapporto che va dal 1 a 3, cioè un 20 grammi di decolorazione con 60 grammi di ossigeno. L'ossigeno non ti servirà un ossigeno alto, anzi ti consiglio di stare anche a 5 volumi, perché basta veramente poco. E poi, una volta che hai bagnato i capelli, a quel punto e hai preparato questa miscela, lo potrai iniziare a passare dalle punte fino alle lunghezze, fino ad arrivare quasi alle radici. E magari ti consiglio di non applicarlo nelle radici, perché la decolorazione non andrebbe messa in cute, appunto. E non appena vedi che hai raggiunto una tonalità più chiara, che può essere dominata dal 5 come colore che vuoi ottenere, a quel punto puoi sciacquare e eventualmente passare il 5. Ma qui ti fermo un attimo, nel senso che ti invito appunto a guardare la mia playlist inerente alla colorimetria, perché lì spiego quello che è un po' il mondo dei colori e quelli che sono i riflessi contrapposti per annullare, diciamo appunto, quei riflessi che non ci piacciono. Quindi in questo caso cosa può avvenire? Che quando vai a fare un decappaggio, anche se insomma sei fortunata che ti dà veramente pochi riflessi, ma è probabile che ti dà dei toni un po' rossastri, perché come se hai visto appunto il video della colorimetria spiego, il capello è formato da diversi pigmenti, cioè tra cui il bruno, il rosso e il giallo, e quando noi andiamo a schiarire anche poco escono subito i toni rossi. E appunto per andare come antagonista, per andare come contrapposizione a questi toni rossi, dovrai utilizzare dei cenere. Quindi, più che utilizzare un 5 quando avrai decappato i capelli, ti consiglio di utilizzare un 5-1, un 6-1, che sarebbe un castano chiaro o un biondo scuro tendente al cenere, che dovrebbe fare un po' d'antagonista. Bene, dimmi cosa ti è piaciuto di più di questo video e se hai delle domande scrivile pure qui sotto e sarò molto felice di risponderti. E inoltre ti consiglio di iscriverti al canale, perché ogni settimana pubblico dei video, ma inoltre diciamo che molto spesso farò queste video risposte appunto alle domande che voi mi farete. E quindi ti consiglio appunto di iscriverti. Ciao!